Se stai cercando un modo semplice e veloce per guadagnare con Instagram o se vorresti capire come è possibile guadagnare con Instagram anche se non si hanno decine di migliaia di follower o centinaia di migliaia di follower, sei nel posto giusto. In questo video infatti voglio raccontarti alcuni dei migliori metodi per cominciare a guadagnare con Instagram anche se non hai migliaia di follower, anche se hai meno di 1000 follower. Ed il primo metodo che hai a disposizione per cominciare a guadagnare a partire da oggi con Instagram è un metodo che mi è stato presentato qualche mese fa e di cui ho già parlato in un articolo su Monetizzando e sembra proprio che questo metodo stia riscuotendo tantissimo successo. Grazie a questo metodo è infatti possibile guadagnare con Instagram mettendo like e commentando foto e guadagnare dei centesimi che possono poi essere convertiti in buoni Amazon. Si chiama Social Gift e ti permette dunque di essere ricompensato in buoni Amazon per le azioni che compi su Instagram, ovvero mettendo like, seguendo profili e commentando su Instagram delle foto specifiche che ti verranno segnalate tramite un bot Telegram. Quando mi hanno inviato per la prima volta un'email per parlarmi di questo servizio e chiedermi una recensione su Monetizzando, ho cominciato un po' a studiare questo Social Gift. È un semplicissimo bot Telegram che di fatto ogni giorno ti richiede di compiere alcune azioni su Instagram dal tuo profilo e quindi seguire degli account, mettere dei commenti, mettere mi piace alle foto e chiaramente poi non andare a rimuovere quei follow, quei mi piace o quei commenti. Per ogni azione che andrai a compiere potrai guadagnare dei centesimi che possono essere convertiti al raggiungimento di una soglia minima di pagamento pari a 5 € in buoni Amazon. Trovi comunque di tutti i servizi di cui ti parlo in questo video i link e gli approfondimenti nella descrizione. A distanza dunque di qualche mese dall'articolo che ho pubblicato su Monetizzando, ho deciso di realizzare questo video in cui parlare in realtà di più metodi per guadagnare con Instagram ed a proposito di Social Gift sono andato ad guardare, come mio solito, su Trustpilot, il sito di recensioni indipendenti, se fosse presente una pagina dedicata a Social Gift e soprattutto quali fossero le recensioni di chi sta già utilizzando Social Gift. E sono rimasto piacevolmente colpito dallo scoprire che Social Gift ha già ottenuto più di 900 recensioni su Trustpilot ed un punteggio medio di 4,8 stelle su 5. In pratica, tutte le persone, o la maggior parte delle persone che stanno utilizzando Social Gift per guadagnare con Instagram tramite i like, i follow e i commenti, si stanno trovando molto bene con questo servizio e con questo metodo che permette di fatto a chiunque di guadagnare piccole o grandi cifre, chiaramente in base alle azioni che si svolgono tramite Instagram e le interazioni su Instagram. Se non l'hai ancora fatto, a questo punto ti invito a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale e per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Come funziona di preciso dunque Social Gift? È molto semplice, come ti dicevo prima. Tramite il bot Telegram di Social Gift ti verranno inviate delle notifiche su delle campagne che potrai andare a svolgere. Dall'interno del bot in realtà sono presenti anche tutte le istruzioni su come usare correttamente questo metodo. Per ogni azione dunque che andrai ad eseguire ti verrà riconosciuto un compenso in centesimi. E sommando questi centesimi fino al raggiungimento di 5 € più, potrai richiedere il pagamento tramite buono Amazon, sempre direttamente da Telegram. Ti lascio in descrizione dunque il link al bot Telegram se vuoi provare anche tu Social Gift e la mia recensione pubblicata su Monetizzando. Un secondo metodo che hai per guadagnare con Instagram è quello di promuovere aziende oppure attività locali che sono in target con i tuoi utenti. Per piccole attività locali, infatti, avere anche un piccolo seguito di follower estremamente in target però con i nostri contenuti ci può permettere di aumentare quelli che sono i clienti o di farci conoscere da nuovi clienti. Penso ad esempio ad un personal trainer che è seguito su Instagram e che comincia a lavorare in una palestra oppure che consiglia di allenarsi in una determinata palestra oppure che consiglia degli integratori, di questo ti parlerò fra poco. Pensa ad un esperto di cucina, una persona a cui piace il cibo, che condivide tramite stories, foto e contenuti i ristoranti dove va a mangiare, lasciando una recensione per quei ristoranti tramite le sue stories per invogliare i suoi follower ad andare in quel ristorante e magari dare ai suoi follower un piccolo sconto oppure un piccolo omaggio che potranno ricevere citando di essere stati visti sul suo account. Ecco, se hai un minimo di follower targetizzati in un determinato settore oppure se sei visto come una figura esperta
esperta su un determinato argomento come la palestra, l'integrazione alimentare oppure il cibo o ancora l'abbigliamento, potresti andare dai negozianti della tua città oppure nei ristoranti, in dei locali specifici e proporre di promuovere quel ristorante, quell'attività o dei capi di abbigliamento sul tuo profilo, facendoti pagare in cambio di questa visibilità sotto forma di stories, di foto oppure di video. Chiaramente potrai farti pagare in base al numero di interazioni, al numero di persone che riesci a raggiungere e al numero di risultati che porterai alle aziende. Dovrai in questo caso spiegare, nella maggior parte dei casi, al proprietario dell'attività commerciale, che sia un ristorante o un negozio, qual è il lavoro che andrai a svolgere, quindi quello di creazione dei contenuti, andrai a fare degli scatti, andrai a fare dei post, specificare quanti post e quante stories andrai a fare e quali sono i risultati che puoi raggiungere, magari condividendo con il proprietario dell'attività che vuoi sponsorizzare quelli che sono già i risultati che sei riuscito a raggiungere, oppure cominciando a farlo gratuitamente per raccogliere dati, numeri, statistiche e informazioni che potrai poi dare ad altre attività locali per promuoverti e vendere questo servizio. Il compenso per questo genere di attività chiaramente varia in base ai risultati che puoi offrire all'attività, varia in base al numero di follower che ti seguono, le interazioni che riesci ad avere con questi follower, l'engagement e in fin dei conti in base ai risultati che riesci a portare all'attività locale, e quindi puoi farti pagare poche decine di euro, diverse centinaia di euro in base al tuo account. Un terzo metodo per guadagnare con Instagram è l'affiliate marketing, il marketing di affiliazione, di cui ho parlato in diversi video su questo canale, te ne lascio uno linkato nelle schede e ti lascio però linkata anche una playlist dedicata a questo argomento. Con il marketing d'affiliazione di fatto puoi promuovere prodotti e servizi di aziende e guadagnare una commissione per ogni vendita oppure per ogni iscrizione che riuscirai a generare. Ho visto su internet diversi articoli, tutorial e video in cui si propone anche di guadagnare con Instagram creando un account da zero e sfruttando quelle che sono le offerte legate ai buoni sconto, alle promozioni oppure alle gift card. Effettivamente è possibile andare a intercettare tutti quelli che sono gli utenti su Instagram che sono appassionati o che vorrebbero ricevere un cellulare in omaggio, un coupon oppure dei buoni da utilizzare su negozi, e solitamente esistono delle campagne che pagano per lead, ovvero per iscrizione, facendo iscrivere queste persone a delle liste, sorteggiando poi periodicamente dei buoni sconto presso una delle grandissime catene di franchising famose in tutta Italia e spesso in tutto il mondo. A mio avviso questo però non è il metodo migliore per guadagnare con Instagram, potresti comunque volerlo provare, e quindi se ti interessa l'affiliate marketing guarda il video nelle schede oppure lasciami un commento se vuoi approfondire questo argomento. Un altro metodo che puoi utilizzare per guadagnare con Instagram, se hai competenze nello sviluppo di siti internet, di strategie di web marketing oppure di campagne pubblicitarie online, è quello di andare a cercare ad esempio tutte quelle che sono le persone che fanno network marketing per proporre loro di migliorare il loro sistema di generazione di clienti, magari proponendo loro di realizzare una landing page, un sito internet oppure una campagna pubblicitaria o un funnel di marketing. Tornando all'affiliate marketing, c'è da dire che sono tantissime le persone che riescono a guadagnare con Instagram e l'affiliate marketing. Generalmente sono persone che hanno già raggiunto i 10.000 follower e che quindi possono utilizzare anche lo swipe up per far vedere prodotti oppure servizi che stanno utilizzando e portare poi le persone che guardano le stories, quindi follower reali che interagiscono col profilo e non follower comprati o acquisiti tramite bot, che tramite appunto lo swipe up possono andare a visitare il sito internet che stiamo promuovendo ed andare a acquistare un determinato prodotto oppure un determinato servizio. Pensa ad esempio se sei un esperto di tecnologia e fai recensioni di prodotti tecnologici e poi nelle stories metti lo swipe up di quel prodotto, oppure se sei un esperto di moda o ancora se sei un esperto di fitness e consigli degli integratori alimentari. Ecco, tutte queste nicchie di mercato sono già super utilizzate su Instagram e funzionano, permettono a tantissima gente di guadagnare, così come il fashion ed il makeup, ovvero tutto il mondo della salute, del benessere e della bellezza. Oltre all'affiliate marketing, dunque, un altro metodo di cui ti ho accennato prima è il network marketing. Tantissime aziende di network marketing oggi offrono un vero e proprio metodo di lavoro che insegna ad utilizzare Instagram per proporre i prodotti o i servizi dell'azienda di network marketing con cui collaboriamo ed andare a trovare così nuovi clienti da inserire nel nostro team e che utilizzano i prodotti che noi vendiamo. Se non sai cos'è il network marketing o se vuoi approfondire l'argomento network marketing, ti lascio
lascio anche in questo caso nelle schede un video che ho dedicato proprio al network marketing. Ci sono dunque altri due metodi di cui ti voglio parlare per guadagnare con Instagram. Uno dei metodi che veniva utilizzato tantissimo qualche anno fa, ma che ancora oggi è piuttosto richiesto, sono i shoutout, ovvero la promozione di altri account tramite post, stories oppure tramite link in bio. In pratica esistono aziende che contattano influencer, che contattano persone che utilizzano Instagram e che ottengono risultati per chiedergli uno shout out, ovvero per chiedergli la promozione del loro account in modo da crescere. Oltre alle aziende però ci sono anche i privati che vogliono crescere e che quindi propongono uno scambio di shout out, ovvero io sponsorizzo te per raggiungere più follower e cercare di aumentare il numero di iscritti, tu sponsorizzi me in modo che anche tu possa ottenere più follower da questo scambio. Solitamente questi scambi vengono fatti tra account che hanno più o meno lo stesso numero di follower e gli stessi chiaramente interessi, ovvero lo stesso target di persone, di pubblico a cui si rivolgono. Come ti dicevo prima, però, per fare uno shout out, ovvero per guadagnare con ogni shout out, dovresti essere contattato da private aziende e proporti a pagamento per questi shout out. In realtà però esiste un sito internet che ti permetterà di inserire il tuo account ed avere in questo modo una maggiore visibilità, in modo che le aziende o le persone che cercano shout out possano trovarti più facilmente. Ed il sito internet più famoso per gli shout out è shoutcart.com. Anche di questo trovi il link in descrizione. Ultimo metodo di cui ti voglio parlare in questo video sono le consulenze e l'attività di social media manager. Se sai già usare bene Instagram, se sai fare bene delle foto, se fai contenuti che catturano l'attenzione, che ottengono like, commenti, interazioni, potresti promuoverti per le attività locali inizialmente e quindi per le attività della tua città, per le piccole attività che possono trarre un beneficio da Instagram come social media manager. Potresti proporre loro di curargli l'account Instagram e se magari hanno già un account Instagram che non è seguito bene o che non è efficace, potresti spiegare come possono migliorare il loro account e quindi vendere una consulenza oppure offrire una prima consulenza gratuita e poi proporti per lavorare per i loro account Instagram e quindi creare un piano editoriale, i post, i contenuti da pubblicare, andarli a pubblicare o programmare tu e in alcuni casi andare a gestire anche le campagne pubblicitarie. Anche in questo caso potrai farti pagare in base a quelli che sono i risultati che riesci a generare, in base alla tua esperienza, alla tua competenza oppure in base al tempo che impieghi per gestire quel profilo Instagram, quell'account Instagram. Se stai trovando utile questo video, interessante, oppure hai trovato degli spunti per cominciare a guadagnare con Instagram, io ti chiedo davvero di mettere un pollice in su per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e far sì che questo video si posizioni più in alto all'interno dei risultati di YouTube per la chiave di ricerca guadagnare su Instagram o guadagnare con Instagram. In descrizione inoltre ti lascio anche, oltre a tutti i link di approfondimento e alle risorse di cui ti ho parlato in questo video, un link ad una articolo che ho pubblicato su Monetizzando dedicato proprio a come guadagnare con Instagram. E poi ancora nelle schede ti lascio due video di un'intervista che ho fatto nel 2020 a Marco Reitano degli Instacosi, tutta dedicata ad Instagram, a come crescere su Instagram e come guadagnare con Instagram. Io ti invito ancora una volta dunque a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale e per non perdere i miei prossimi video. E noi ci vediamo come sempre, se vorrai, con un nuovo video su questo canale.